ancora Innsbruck, protagonista della seconda tappa del Tour of the Alps. Tappa breve, 121,5 km, ma attenzione, 2640 metri di dislivello concentrati tutti nella seconda parte della tappa. In poco più di 60 km succederà tutto. Doppia scalata alla salita di Pillersattel, da fare da due versanti diversi. Primo passaggio, Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Secondo passaggio dal versante tosto, quello impegnativo, Gran Premio della Montagna di prima categoria. Ma le sorprese non sono ancora finite lì, perché c'è da andare fino all'arrivo di Faikten in Kaunantar. Arrivo tutto in leggera salita. Quando arriveranno all'abitato di Wenz, saremo a circa metà tappa. Qui inizia la prima asperità vera di giornata. Salita di Pillersattel dal primo versante, quello più facile. 9 km, pendenza media del 6%, ma gli ultimi 2 km riservano una sorpresa. Siamo sulla salita di Pillersattel, adesso posso, ho la possibilità di fermarmi anche per ammirare i paesaggi. Abbiamo detto che questo è il versante più facile, siamo appena usciti dall'abitato di Wenz e io questo lo conosco, ma ciao, Benny! Paolo! Benny Reicht! How are you? How are you? Yeah, very good, and you? Ah, yes, yes! You're in shape, huh? Yeah. Oh, yeah. I look the mountain, the panorama is fantastic. Yeah, here. It's nice. Yeah, it's good, good place here, because just behind you it's the skiing area, Hochzeiger, where I started skiing, and I trained a lot when I was a professional skier. Just down there it's my home village where I live, and here it starts the main ascent to the Pillersattel. This is the easy versant part of the mountain. Oh no, the easy. Let's go. Okay. 1 kilometer, like 500 meters. It's getting a little steeper. Just there. The other part I would say is more difficult. It's very steep descent, very fast. But is a technique decent or fast? For me, it's very difficult, my technique. But the uphill part is very steep, I would say. Oh. So I choose always this part to go up. Yeah. Do you like these big mountains when you was active? I prefer a little mountain. Little mountains. Yeah. I live in the sea, eh? Yeah, okay. For me the mountain. So very strong, eh? Yeah, you are strong. You know? Wow, fantastic. Look up, look down here. Nice view, huh? Incredible. From this stage. First time Pillersattel. Yeah. And now? That's where we are now, Pillersattel. Now you go down. Very fast, very fast. Difficult to Kaunantar, and go back, and you have to go up again to the Pillersattel. Ah! And you can earn this hard, yeah? And you can earn this view again. Yeah. Like, it's a really nice view. It's a nice place there, Gaha Blick, it's called, and okay. But maybe the racers don't have time for that. So, I go, and thank you very much. Yeah. You are a friend. Thank you. Thank you very much. You go this way, I go this way to Pitztal. Okay. I go. Have fun. Siamo più o meno a metà del secondo versante della salita di Pillersattel. È il versante duro. Ne abbiamo le prove. È una salita di circa 7 km, qualcosa di più. Una pendenza media del 9, qualcosa più del 9. Adesso vediamo se riesco ad arrivare al Gran Premio della Montagna. Siamo
a Fighten in Caunertal, qui ci sarà l'epilogo della seconda tappa. Come abbiamo già ricordato, tappa di 121 km e mezzo, tutto concentrato nella seconda metà, negli ultimi 60 km, veramente tanta montagna e tanta salita, la doppia scalata del Pillar Sattel e l'arrivo tutto in leggera salita, ma la salita finale sarà forse una delle parti più facili, anche se presenta un tratto con pendenze a doppia cifra fino ai 3 km dall'arrivo. Poi un lunghissimo falso piano che porterà qua e scopriremo chi avrà la meglio.